Quindi vi invito a occupare anche le prime. Prego. Buonasera a tutti, a chi è presente qui all'Ex Regio Museo e a chi ci segue in streaming. E sono molto lieto di introdurre questa serata che ha come tema la presentazione del libro di Baghiso Bandinu, Femmina né fata né strega. Baghiso Bandinu, che è stato già nostro straordinario oratore in occasione di uno dei primi dialoghi dell'anno scorso, e quindi ringrazio per aver accettato l'invito del museo a partecipare a questo evento. Evento che in una coincidenza assolutamente casuale e non voluta, però a volte ci sono delle coincidenze estremamente significative, è nella data in cui si ricorda la giornata contro la violenza sulle donne, quindi è estremamente appropriato che il museo, come un po' tutti gli istituti culturali in Italia, dia spazio a una riflessione su questo tema così drammatico e così purtroppo ancora attuale. Tra l'altro è una cosa alla quale personalmente tengo molto, perché mi è gradito ricordare un dirigente, Filippo Maria Gambari, che per breve tempo fu anche segretario regionale qui in Sardegna, mio soprintendente a Milano, che teneva moltissimo a che ogni anno si ricordasse in maniera consona con attività culturali questa giornata di riflessione. Non tocca a me, naturalmente, non avendo io le competenze, presentare il libro, ma sono stato un diligente lettore, ho letto il libro con grandissimo interesse, e da archeologo non posso non notare e apprezzare alcuni riferimenti veramente importanti alla cultura più antica, in particolare all'archeologia più remota, in particolare, ad esempio, il collegamento tra la caverna, che indica il culto della dea madre, custode della morte e della rinascita, oppure, prendo dai miei appunti di lettura, addirittura un intero paragrafo dedicato al confronto uomo nuraghe, donna pozzo sacro, con un confronto estremamente affascinante, e poi ancora è un passo che ho sottolineato: la pittura e la scultura dell'arte sarda hanno esaltato in grado sublime l'immagine della madre nella raffigurazione della maternità e della madre dolente, della pietà, la statuetta nuragica, dalla statuetta nuragica alla madre dell'ucciso di Ciusa, alle madri di Nivola e Sciola. E naturalmente non posso non notare che alcuni dei manufatti citati sono conservati nel nostro museo. Penso alla serie delle Dee Madri, oppure al bronzetto noto come la madre dell'ucciso, e quindi non posso che apprezzare da archeologo questi riferimenti così dotti. Naturalmente chi è a questo tavolo presenterà questo libro in maniera più appropriata e approfondita. Do la parola alla professoressa Mongiu e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie. Allora, questa è la terza volta in cui capita che due volte in questa sala ci confrontiamo con questo libro. Va da sé che, come è successo poi nell'incontro che abbiamo tenuto a Patata con una serie di persone che sono presenti anche stasera, in realtà ha ragione Baghiso quando dice che in fondo questo libro sta diventando un pretesto per entrare nel merito di alcune tematiche drammatiche, anche sulla rottura di alcuni codici e del oltrepassamento difficilissimo di questa rottura. Ma già che
come ha detto il direttore Muscolino, siamo in un luogo, tra virgolette, archeologico, deputato dunque a raccogliere tutte le intelligenze collettive che nel corso del tempo si sono succedute. E qui siamo in un'aula, in una sala, dove noi abbiamo testimonianze della cultura, dalla cultura di Monteclaro fino, anzi, dalle cose neolitiche, penso alle, ai materiali litici che sono nelle prime vetrine, passando per i vasi di Monteclaro e infine per le cose romane e tardo-romane. Ieri Fulvia Lo Schiavo ha tenuto una splendida relazione sul tema dei lingotti e sul ribaltamento di un paradigma, che ci, anzi di uno stigma che è diventato un autostigma che diceva i sardi non navigavano, i nuragici non navigavano. Oggi sappiamo addirittura che probabilmente erano i mediatori nel traffico del rame che da Cipro andava verso l'Occidente. E nella discussione, in quelle cose prandiali che avvengono dopo questi incontri, abbiamo avuto qualche piccola schermaglia su alcune cose, che, alcune considerazioni che adesso anche il direttore Muscolino faceva, sul ruolo delle donne nella Sardegna antica. Per Fulvia, lo dico perché mi ha detto che altrimenti mi avrebbe rimproverato se non l'avessi detto, secondo lei all'interno della cultura nuragica era una cultura abbastanza paritetica tra uomo e donna. Oggi noi sappiamo in realtà che per le culture precedenti, quelle neolitiche, il mito del matriarcato è stato completamente negato, ed è una società anche molto violenta, a dir la verità, non soltanto sulle donne, sui minori, sui deboli. Io ho molta difficoltà da classicista a immaginare quelle fasi che vengono definite preistoriche, ritenendo io che la cultura nuragica, a differenza dei nuragisti, è pienamente già una cultura urbana che produce accumulazione, che ho definito precapitalistica, usando linguaggi più adeguati, no? Che sono stati già usati dalla scuola da cui io provengo, che è quella di Bianchi Bandinelli, di Torelli e di Zevi, che hanno insegnato a Cagliari. Dunque, diffido profondamente dall'attribuire al passato condizioni che nel passato non sono assolutamente documentabili né documentate, essendo in pieno, come dire, in piena esercizio una cultura schiavile come comportamento e di conseguenza una cultura schiavile che era stata ridimensionata nel IV secolo e, come ci racconta Sant'Agostino, in realtà poi è stata rimessa in essere perché altrimenti i latifondi sarebbero stati desertificati di manodopera. Dunque è una discussione aperta quella col mondo antico e noi pensiamo di con l'iniziativa che ha questo titolo, una, dieci, cento, mille voci di donna, di farne proprio un percorso, come abbiamo fatto per Pomeriggi di Paesaggi, come abbiamo fatto per i dialoghi, uno contenitore di discussione proprio sul tema del femminile nel mondo antico per i periodi di cui noi ci occupiamo tutti, perché il Museo Archeologico di Cagliari comprende praticamente la parte archeologica, la Pinacoteca Nazionale e la parte etnografica. La scelta in questo momento di come procedere l'abbiamo un po' condivisa. In realtà doveva iniziare Marilisa Piga, che forse è meglio che chiuda perché lei ha tutta quell'esperienza di Lunadigas che è davvero rilevante. Quindi io passo la parola a, partiamo da, in questo, con questo ragionamento. Tutte abbiamo letto il libro di Bacchisio e si esprimeranno su questo e andranno oltre il libro di Bacchisio, perché come Bacchisio ha riconosciuto nel dibattito precedente, ognuno ha portato anche delle soluzioni e non soltanto un'analisi. Grazie e passo la parola praticamente a Rita Ledola e poi a Marinora Di Biase a seguire tutte le altre. Quindi io non interferisco in ognuna con innanzitutto grazie, siamo per quanto mi riguarda la seconda esperienza in relazione alla presentazione del libro di Bacchisio Bandino e
un'esperienza che ci costringe, visto che siamo in un museo archeologico, a fare i conti, così come li ha fatti Bacchisio Bandino, fra ciò che è antico e ciò che è moderno. Il libro di Bacchisio Bandino è un libro, lo vedete, è di dimensioni, è piccolo, ma è denso. È denso di concetti, per me che sono un avvocato, anche piuttosto difficili, perché comunque alcuni li ho dovuti ripercorrere e rileggere più volte. Però devo dire che Bacchisio afferma che l'intendimento di questa ricerca, perché è una vera e propria ricerca, che analizza, lo leggo perché me lo sono appuntato, dice che l'intendimento della ricerca che analizza la questione donna nella cultura tradizionale sarda è quello di verificare se nei processi di trasformazione in corso sia possibile valorizzare, rifondandoli, alcuni aspetti positivi della tradizione sarda mediante un'elaborazione dialettica con le istanze della modernità. Perché le donne sarde, secondo Bacchisio Bandino, pur avendo agito all'interno di un codice patriarcale, hanno saputo elaborare un sistema di relazioni e comportamenti che caratterizzano un'appartenenza di genere. Io dico, è possibile, è vero, l'ho, come dire, studiato, però soggiungo che un'appartenenza di genere comunque subalterna. E nell'ambito dell'analisi che fa, io credo che per porre in essere questo processo di coscienza collettiva del proprio passato, del nostro passato, delle nostre tradizioni, della nostra storia e di autocoscienza, occorra conoscerla. Bacchisio Bandino la conosce, noi in generale, queste tradizioni, chi non è studioso le conosce. Anche perché mi rendo conto che vi è uno iato fra quelle tradizioni che analizza Bacchisio Bandino e la mia tradizione, cioè la tradizione che ho riportato per esempio da mia madre, donna nata all'inizio del secolo scorso, quindi 1919, la quale però, come avevo anche soggiunto a Pattada, non mi ha insegnato e non ha seguito i codici di quella tradizione, perché nel libro di Bacchisio Bandino io ho riconosciuto mia mamma, ho riconosciuto mia nonna, non mi sono riconosciuta io. Probabilmente perché nell'ambito di quei codici che mia mamma ha subito, ha ritenuto di dovermi educare secondo un altro codice. Perché sono stata educata alla indipendenza, all'indipendenza economica come donna. Mia mamma mi diceva: figlia mia, ricordati che per andare dal parrucchiere non devi chiedere i soldi a tuo marito. Ma prima ancora di parlare del discorso del matrimonio, quindi del rapporto fra moglie e marito, mi ha educato nel dirmi: prima di sposarti, come si diceva prima, devi farti una posizione, intendendo per posizione il discorso della indipendenza economica. Quindi cosa voglio dire? Che nell'ambito del discorso della tradizione della donna sarda, poi credo che Maria Giovanna Piano da questo punto di vista sia nelle condizioni di esporre meglio di me, rimane un serio problema di subalternità. E allora i codici che dobbiamo utilizzare rispetto alla nostra tradizione, rispetto a quelle che poi sono l'indagare, quello che dobbiamo fare oggi, perché Bacchisio Bandino va oltre e si pone il problema di come utilizzare il frutto di questa ricerca per vedere di dare non tanto una spiegazione quanto una soluzione per tentare di arginare
il problema della violenza di genere e nel caso specifico ne parliamo oggi del femminicidio. Perché nella nostra tradizione allora dobbiamo chiederci perché in zone come la Barbagia, come il Nuorese, i centri antiviolenza hanno il maggior numero di richieste di intervento. Quindi vuol dire che quei codici non funzionano più. E poi occorre anche andare avanti e sviluppare la richiesta, la ricerca e le nostre riflessioni in considerazione del fatto che oggi, l'ho sentito poco prima di venire qui, la responsabile dell'Istat ci ha detto che non è tanto un discorso del problema dei numeri del femminicidio, ma il fatto che il dato del tasso di incidenza dei femminicidi è inchiodato sullo stesso valore da diversi anni. Quindi vuol dire che stiamo sbagliando qualcosa nell'affrontare il problema. Stiamo, nel senso che, faccio un esempio banalissimo, tutti i nostri ragazzi, parlo di ragazzi, a scuola, quantomeno dalle scuole superiori, per le scuole primarie e addirittura dagli asili nido dobbiamo fare ben altro discorso e va fatto, ma adesso non ne parlo, magari in un altro momento. Ma con riferimento a quello che è l'insegnamento nelle scuole superiori, se ne parla molto. Probabilmente però non si parla di come affrontare fra ragazzi e ragazze il problema dell'affettività e dello spiegare ai ragazzi che un rifiuto, un fallimento di una relazione affettiva non può, come dire, debordare in una relazione di possesso. Allora qua forse bisogna andare più a fondo, non è solo un problema di genere, ma è un problema più complesso della gestione dell'affettività nell'ambito della relazione. Credo di poter concludere qui, perché poi i numeri sui femminicidi, su come viene affrontato, qua abbiamo la dottoressa Cristina Ornano che è sempre attenta al problema, anche se in questo momento ha cambiato funzione e ruolo, lo vede da un'altra posizione. Quello che voglio dire è che comunque bisogna investire soldi veri sulla formazione, soprattutto dalle primissime basi, direi dall'infanzia, anche per far venire a galla quegli stereotipi spesso inconsapevoli che poi ci portano a continuare ad educare ragazzi e ragazze in ogni caso ad un contrasto e non ad una dialettica di genere. Buonasera, io ho letto anch'io il libro, l'ho letto come se fosse un giallo, cercando il colpevole, di corsa, senza soluzione di continuità, perché sono stata stimolata moltissimo da queste riflessioni, da questi approfondimenti, da queste domande, che poi ho trovato delle risposte mai scontate, mai semplici in questo libro. Quindi è un libro avvincente, anche se, come diceva Rita, è un saggio profondo. Io mi ci sono ritrovata dentro questo libro, a differenza di Rita, mi ci sono ritrovata molto nella mia esperienza di ragazza che ha percorso, Bandinu parla degli ultimi 70 anni, no? Allora noi abbiamo incrociato, noi della mia generazione, quella che lui definisce la modernità, dicendolo in sardo con un modo elegantissimo. Ci sono anche altre espressioni di sardo, come flesce, che illuminano questi concetti complicatissimi che lui ci porta appunto sotto gli occhi, e che sono espressioni che rappresentano un pensare della comunità sarda pastorale, un pensare collettivo, no? Senza scusa Bacchisio, me lo dico, lo dovresti dire tu in sardo: senza donna non c'è casa, senza donna non c'è comunità, la donna bella è quella
che a Polpa la donna deve avere la bocca chiusa, sauca dancada, eccetera, eccetera. Tutte espressioni che ci raccontano l'ideologia di un mondo che noi abbiamo conosciuto da bambine e poi più da grandi attraverso le nonne, le mamme, eccetera, eccetera. Questo mondo però, Rita dice, non era un mondo, io ho capito che era un mondo diviso. E secondo me era così, un noi uomini, un noi donne. E questo noi donne era un noi molto autorevole a volte, addirittura autoritario. Mio nonno diceva a mia nonna, guarda che siamo nella Repubblica, qualche cosa la posso dire anch'io in casa, no? E mia nonna rispondeva, ti manca qualcosa? Cioè la gestione era tutta sua, il potere economico era tutto suo, l'educazione dei figli era suo. Quindi diciamo che era un noi separato, dove l'uomo aveva poteri decisionali, eccetera, eccetera, ma viveva separato in campagna, eccetera, eccetera, e la donna in casa aveva lì il suo regno. La donna sarda, quindi, matricentrismo, dice Bachisio, matricentrismo, sì, io sono d'accordo su questa definizione di matricentrismo, e cioè la donna ha saputo elaborare un suo mondo nella separatezza, è un suo mondo anche molto autorevole, molto importante, di saperi, di cultura, di idee, di fare e di pensare. E da questo mondo a me è venuto una spinta fortissima attraverso mia nonna e mia mamma, devi studiare, questo Rita anche lei l'ha vissuto, e devi lavorare, di indipendenza e cultura, lavoro come realizzazione di se stesse, senza lavoro non ci può essere indipendenza, realizzazione, eccetera, eccetera. Per la donna di allora era una grandissima novità, perché ripeto, le nostre nonne e mamme avevano intersecato la modernità, te l'avevano capita, ce l'avevano trasmessa. E noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto. E non solo, io quando poi ho studiato, siccome il mio era uno di quei lavori femminilizzati già da allora, ma comandavano i maschi dentro la scuola, io facevo l'insegnante, e i modelli erano assolutamente maschili dentro quella scuola, e noi eravamo tante, ma non contavamo niente dal punto di vista del genere, della nostra identità profonda. E, io mi sono occupata di politica e di sindacato, che sono due ambiti in cui in quegli anni c'erano i maschi. E quando sono arrivata lì è stato un corpo a corpo, è stata una guerra, è stata una battaglia, è stata un'azione contrastiva di donne che riunivano i coordinamenti delle donne, sceglievano le loro donne dentro il sindacato e li riconoscevano una leadership e le inserivano così attraverso le quote dentro il potere sindacale o politico. E cosa è successo? Abbiamo cambiato? Siamo state, come dire, marginalizzate. Senti, perché non ti occupi di donne, di handicappati e di immigrati negli anni Ottanta? Cioè, come dire, frattaglie, arrangiati. Cioè, diciamo marginalizzate, diciamo... A volte la donna lì ha, come dire, da un lato, a volte ha assunto i modelli e se li ha fatti propri. E così... Spesso, come si diceva, senti, o indossi i pantaloni o ti fanno fuori, no? E si indossavano i pantaloni. Altre volte ci si è mimetizzati totalmente e qualche volta invece si è cercato di essere se stesse. Purtroppo in questo ci sono state anche vicende tragiche. Cioè, ricordiamo la Piroddi, la Camera del Lavoro di Tortoli, così piccolina che non valeva proprio la pena, eppure il potere l'ha conquistata, lei lo ha abbracciato questo potere maschile e l'ha fatto suo e ha ucciso ed è stata uccisa, cioè è un potere che, come dice Maria Francesca Chiappe, può uccidere. Ora, è possibile che in politica, e poi parliamo della politica, oggi la politica, ecco, parliamo dell'oggi, oggi la politica, cosa consente alle donne? C'è spazio per le donne? Allora, dice, è una questione di tempi delle donne. Il problema c'è ancora, perché molte donne scappano, ma io credo che molte donne scappino anche perché la politica di oggi è una politica che non le attira. E perché non le attira? Perché è una politica fatta di potere trasmissivo attraverso liste definite, dove noi non possiamo scegliere chi ci rappresenta. Possiamo scegliere al massimo un partito, una lista, ok? Ma non possiamo scegliere le persone. Allora, le donne che sono inserite lì con le quote rosa, come vengono inserite? La politica è veramente una leadership dal basso
o è una cooptazione dove si ripresenta la parentela, il nepotismo, l'amica, la compagna. Guardate anche per i maschi, naturalmente questo può avvenire e avviene. Perché? Perché una politica che non ha rapporti con la base è così. E quindi alla fine il potere si restringe sempre di più in gruppi i quali scelgono e decidono chi entra nelle liste, chi non entra nelle liste e così via. Mandinù il problema politico lo affronta e ci fa delle domande. Si può manifestare un carattere femminile nell'esercizio del potere? Cioè queste donne devono essere segnaposto? Devono essere la donna dello schermo come Dante parlava? No, ci può essere un carattere femminile nell'esercizio del potere, per cui quei caratteri di personalità, determinatezza, forza, decisionismo si possono esprimere secondo una specificità femminile? Io direi che questa è la strada per cambiare la politica. E questa politica così tutta maschile ancora oggi, nonostante ci siano tante presenze di donne che sono state presidenti delle camere, ministre, eccetera, eccetera, ma queste donne appunto hanno davvero costruito con le loro mani dal basso? Cioè io che mi ricordi, forse l'unica leader, smentitemi, anzi ditemi se mi sbaglio e aggiungete, Emma Bonino, che ha costruito un suo partito ed è diventata, come dire, una leader assolutamente indipendente e autonoma insieme a Pannella prima e da sola poi ha continuato. Nella storia della nostra Repubblica io non ne trovo altri di esempi, il De Jodi e tutte le altre, le possiamo elencare, ma non c'è quella costruzione, come dire, di costruire e impossessarsi di un partito pienamente con la propria identità di donna e da lì partire e costruire la politica nuova. Questo è che bisogna fare e questo è che dice Bandinu e lo dice molto molto bene. Questa risposta è, non va, dice appunto, si tratta di valorizzare la specificità di genere coniugando le due componenti per un arricchimento reciproco e complessivo, perché lui dice anche un'altra cosa: siamo meglio? Siamo peggio degli uomini, gli uomini sono meglio di noi, le donne sono meglio degli uomini. Forse la risposta sta nel fatto che siamo diversi e che è la diversità che arricchisce e che potrebbe cambiare, costruire il mondo, come dice lui, costruire un altro mondo con questa diversità. Allora, mi dicono, brava, mi dicono, allora, devo dire i nomi di chi ha parlato, di chi deve parlare, perché purtroppo ho dato per scontato che ci conoscessimo. Allora, la prima che ha parlato è Rita De Dola, che è stata assessora a Cagliari alla pubblica istruzione e assessora. Cioè io seguo, essendo una classicista, seguo l'Accademia della Crusca, perdonatemi. E quindi che disse e scrisse che se un genere poteva essere declinato, si declinasse. Peraltro devo dire che al mio paese, visto che è stato citato, io e mie sorelle non veniamo chiamate con il cognome Mongiu, ma veniamo chiamate Sorrel Monzasa. E i miei fratelli vengono chiamati, allora, con Giulio Paulis cerco sempre di capire perché, probabilmente è un'eredità medioellenica, del greco medioellenico bizantino che in Sardegna ha inciso molto, per cui non capita soltanto col mio cognome. Immaginatevi se non si può declinare un sostantivo, un aggettivo, se addirittura si declina un cognome al femminile, come in questo caso, vero Gianfra, che ugualmente origine e lei è di Ozieri, quindi noi, cioè, parliamo in casa. Allora, dicevo, l'avvocata Rita De Dola, che è stata assessora, anzi, avvocata esiste anche prima di avvocata, quando ci si rivolgeva, no, avvocata nostra, nostra signora, avvocata nostra. Adesso non la voglio fare per le lunghe, perché altrimenti ribalto il paradigma e non ci vuole molto e siate certi che ci riuscirei. Allora, lei è stata assessora anche alle pari opportunità. Nel momento in cui è stato costruito, inventato questa giunta, come per l'agnello, poi non si è mai capito bene come le assessore alle pari opportunità potessero mai agire questo loro, appunto, senza portafogli, senza nulla, come dire. La seconda persona è Marinora Di Biase, che è stata insegnante,
che è stata sindacalista, responsabile CGIL, quindi parlava di una esperienza dentro la CGIL drammatica, quindi significa che non ci sono partiti che non vengano sottoposti in questo momento a un'analisi ipercritica corretta, che adesso tra l'altro ha tirato fuori finalmente in tarda età la sua vera natura. Lei sta scrivendo, ha tirato fuori al cassetto delle poesie bellissime che sono davvero da leggere e le sta pubblicando. Al mio paese, che è un paese di poeti, le hanno apprezzato molto. Parla adesso la dottoressa Cristina Ornano, lei è una magistrata, e qui vale davvero che il genere ha inciso, essendo che fino all'altro giorno questo mestiere, come quello di insegnanti di matematica e di filosofia, era interdetto alle donne perché erano troppo emotive e non sarebbero state mai in grado di prendere decisioni sagge. Sì, intanto buonasera a tutti, devo dire che anche io ovviamente ho letto con grandissimo interesse il libro di Battiso Bandino e credo che abbia fatto un'operazione estremamente coraggiosa, perché ha affrontato un tema, come già aveva fatto qualche anno fa, ma mai troppo poco compianta, Neri de Rudas, di affrontare un tema che è quello sulla violenza di genere dal particolare osservatorio della Sardegna, che presenta, diciamo, il tema della violenza di genere in sé un tema complesso e molto scivoloso. Il tema della violenza di genere in Sardegna rischia di essere ancora più complesso, ancora più scivoloso, perché spesso ci siamo, proprio come Neri de Rudas aveva sottolineato, spesso ci siamo raccontati tanti stereotipi sulla Sardegna, sul fatto che in Sardegna le donne vengono rispettate e che la Sardegna è una società di tipo matriarcale. E in realtà, se noi andiamo a guardare i numeri non sbagliano, vediamo che i numeri della violenza di genere in Sardegna sono stati nel passato e sono tuttora assolutamente nella media nazionale. Quest'anno io ho ricavato i dati da quelli che saranno enunciati all'inaugurazione dell'anno giudiziario, quindi parliamo dell'anno giugno 2021, giugno 2022, abbiamo contribuito con 3 femminicidi alla statistica nazionale. Sono stati iscritti quest'anno ben 1639 procedimenti di violenza di genere soltanto in Sardegna. Quindi vediamo che siamo assolutamente nei numeri, e sono numeri che devono far rabbrividire, perché questo è un tema nel quale l'emerso, ciò che noi vediamo e soprattutto registriamo in ambito giudiziario, non è altro che la punta dell'iceberg di un sommerso che è ancora purtroppo drammaticamente molto molto diffuso. E io del libro di Battiso Bandino vorrei cogliere un aspetto che forse può apparire un po' diciamo eccentrico e marginale, che invece a me ha detto molto, proprio con riferimento alla mia professione e a questo tema a cui mi sono dedicata per ragioni professionali e perché è la quotidianità del lavoro del giudice penale, purtroppo, e che è il tema della discriminazione, proprio a dimostrazione del fatto che anche da questo punto di vista non siamo diversi. Cioè, nella società che Battiso Bandino ha descritto, le donne, tra le tante discriminazioni, avevano 2 discriminazioni importanti. Una era quella nel rapporto con lo spazio e l'altra era sulla sfera sessuale. Lo spazio, è stato già detto, del maschio e della femmina è nettamente diviso: al maschio appartiene la campagna, alla donna appartiene la casa e l'ambito immediatamente prossimo alla casa. E dall'altra, Battiso Bandino ci dice che le donne avevano effettivamente poi sviluppato, anche per una questione di organizzazione domestica e di organizzazione di economia familiare, avevano effettivamente la gestione del patrimonio, l'educazione dei figli, questo sì è vero, ma non avevano la libertà di autodeterminazione nella sfera sessuale. Allora si tratta di 2 discriminazioni importanti che, se ci riflettiamo bene, sono ancora estremamente attuali. Perché il problema è che in quelle società è vero che la donna che restava in quell'ambito, su quella donna che agiva in quell'ambito, probabilmente non veniva agita violenza. Il problema è, e domandiamoci, cosa sarebbe successo anche in quel contesto se quelle donne avessero invece violato quel codice, avessero preteso di andare nel campo esattamente come facevano i maschi? Sarebbe stato tollerato questo? Quale sarebbe stata la reazione di quella società? E allora anche quella società
mantiene estremamente saldi i suoi pilastri patriarcali, le sue strutture patriarcali, anche in quella società. E il problema è proprio qui. Quando le mamme ci dicevano, e l'hanno detto a tutte noi, anche della nostra generazione, studia, perché questo ti dà la possibilità di elevarti socialmente e di avere autonomia. Cosa volevano dirci quelle donne? Che quell'ambito domestico, in cui pure dominavano, perché avevano anche il controllo economico, non bastava più a queste donne. Non bastava più. E quindi hanno investito le generazioni successive di questo compito, di cercare di cambiare quei codici. E noi li stiamo cambiando quei codici, però il problema è che forse lo facciamo collettivamente come società senza grande consapevolezza, senza accompagnare una nuova pedagogia sociale, familiare a questi grandi rivolgimenti, quindi stiamo destrutturando delle relazioni e delle strutture tradizionali, ma a tutto questo non siamo in grado evidentemente, secondo me, di sostituire nulla di nuovo e di positivo. Quindi c'è un'operazione distruttiva in questo momento nella quale paradossalmente l'elemento maschile che agisce violenza spesso lo scopriamo un elemento estremamente fragile, estremamente debole. Allora, a mio avviso, una delle cose più difficili da spiegare quando si tratta di violenza di genere è cercare di far comprendere qual è il fil rouge che sta tra la questione di genere e la questione della violenza di genere. Spesso le due cose sono trattate in maniera molto diversa, come se fossero due realtà differenziate. In realtà i legami sono molto più profondi e molto più strutturali. Ora, Maria Antonietta ha ricordato il caso della mia professione. Io ho avuto la fortuna di fare una professione nella quale l'ingresso nella professione, l'accesso alla formazione si basa esclusivamente sul merito. E non è un caso che noi oggi in magistratura, in cui abbiamo avuto un ingresso relativamente recente, nel 63 l'ingresso delle prime donne in magistratura, prima veniva considerata una professione per cui le donne erano idonee, oggi le donne in magistratura rappresentano il 54% complessivamente dei magistrati in servizio, nelle giovani generazioni siamo arrivati al 60%. Però poi se noi andiamo a vedere cosa succede dopo l'accesso alla formazione, quando andiamo a ricoprire dei ruoli direttivi, dei ruoli di leadership, vediamo che i limiti e le difficoltà, quando non le preclusioni, ci sono, no? Perché se pensiamo che al CSM, nello scorso CSM, non è stato indicato una sola donna tra le componenti laiche, come se non ci fosse un membro dell'Accademia o dell'avvocatura che non fosse in grado idoneo di svolgere quel ruolo, sono tutti maschi, e c'erano soltanto 6 donne su 16 componenti togati, il che rappresenta un problema e nella nuova consigliatura non è molto diverso. Ora, quindi il tema è veramente serio, persino in una professione, non si parli dell'ANM, l'ANM, l'Associazione Nazionale Magistrati, ha avuto un solo presidente femmina, donna nella sua storia, Elena Pacciotti, bravissima, considerata uno dei migliori presidenti dell'ANM, eppure continuano ad esserci queste difficoltà. Perché? Sicuramente queste difficoltà sono legate al tema del genere e della genitorialità, non c'è dubbio. Cioè le donne sono gravate in tutte le professioni di compiti più onerosi di quelli che hanno gli uomini. E questo ti limita. Ma sicuramente il problema non si esaurisce lì. E il problema è ulteriore, è di tipo culturale e attiene, diciamo, a tutte quelle discriminazioni e di tutti quegli stereotipi che la società patriarcale, che è ancora profondamente viva e operante nelle nostre società, quelle strutture di potere, quelle strutture di pensiero sono ancora presenti e si alimentano di stereotipi e pregiudizi, ad iniziare dal linguaggio, che è spesso estremamente sessista. Allora, se mi è consentito ancora una parola sulla questione di genere, secondo me bisogna fare ordine, nel senso che la questione di genere si risolve anzitutto riequilibrando il gap che esiste tra il genere maschile e femminile, cioè tutti quegli interventi che sono necessari per porre le persone, a prescindere dal genere, in condizioni di parità, vanno fatti, comprese le quote di genere se necessario per tempo o le quote di chance, le quote di risultato, quello che è, sono necessari per riequilibrare una discriminazione che viola il principio di eguaglianza che è sancito nell'articolo 3, della comma 2 della Costituzione, e la Costituzione deve essere attuata.
Naturalmente tutto questo poi non possiamo illuderci che risolva un altro problema, che è quello della qualità della partecipazione. E io qui vorrei recuperare ancora una volta un passaggio molto bello del libro di Bacchisio Bandino, quando descrive come le donne in questa discriminazione siano comunque riuscite a costruire un loro mondo positivo, che diciamo le avvantaggia anche da un certo punto di vista rispetto agli uomini, che è il mondo curare gli affetti, curare le relazioni familiari, le relazioni parentali. Ecco, allora io credo che la sfida che ci attende sia quella di riuscire a cogliere la positività di tutto ciò che è saputo maturare anche all'ombra di una società profondamente violenta come quella patriarcale, quello che le donne sono riuscite a far maturare in quella società, quel modello di relazione umana, quel modello di cura, di attenzione, che deve diventare, qui davvero concordo con chi mi ha preceduto, deve diventare il nuovo modello che noi adottiamo nelle relazioni, ad iniziare dalla politica. Allora, prima di chiamare Marilisa Piga, che non vedo qui, quindi la pregherei di raggiungerci. Allora, io sono un po' sollecitata in una cosa. Ha ragione Marinora, alcuni di noi hanno visto una cultura antica e tradizionale, perché francamente io non mi ricordo mia madre, ma mi ricordo mia nonna, che era nata nell'Ottocento, aveva fratelli anche laureati e insisteva che bisognava studiare anche il greco, non solo il latino, bisognava non essere solo maestre ma altro. Ma il mio paese, come ricordava Romano Canna Zapatada, era un paese dove le donne rinunciavano all'eredità e studiavano, potevano studiare medicina. Una cugina di mio padre, che oggi avrebbe avuto 120 anni, era laureata in medicina e faceva il medico condotto, ma era una lunatica, come dirà tra un po' Marilisa Piga. Era una donna che aveva scelto di non sposarsi, era un po' stravagante perché aveva scelto studi scientifici, eccetera. Però io ricordo, in questa educazione sentimentale che ho avuto da mia nonna, visto che sono state richiamate alcune cose, non esattamente un'idea di liberazione quanto un'idea emancipativa, perché fin qui è stata descritta un'ipotesi emancipativa. In fondo lei era una benestante, non si sedeva io ho appuntato due cose: lei non si sedeva nei banchi, ma aveva delle sedie a lattere dove, con alcune signore vestite come lei tradizionale, stava lì, e una volta mi ha acchiappato, mi ha detto: noi abbiamo le sedie, non c'è bisogno che ci mettiamo con gli altri. Eppure era un paese dove non c'era tutta questa differenza, e l'affermazione "se musulmano del sul minore, sul minore del sommano" era molto autoregolamentativa da questo punto di vista. Le società di mutuo soccorso consentivano comunque il merito, per cui su comunale quello che se ne ricavava veniva dato per borse di studio, questo fin dagli anni 20, per quelli che erano davvero bravi, notati già all'elementare. Ma l'eccezionalità di alcuni casi non assolve la violenza che invece noi abbiamo visto, che oggi si chiamerebbe in termini marxiani una violenza di classe. Non è un caso nei nostri paesi che quelli che sono andati nell'immigrazione, come si diceva, erano quelli sozzonorateris, quelli che lavoravano a giornata e che venivano pagati spesso in natura, e le donne io non so se venivano trattate così bene. Quelle che andavano nel campo erano così rare, mia mamma e mia nonna erano convinti che a Cagliari nel Campidano andassero tutti scalzi e lavoravano nei campi, quindi non era la stessa cosa, perché le donne non andavano diffusamente nei campi. Quindi è una società che Bacchisio ci prospetta complessa, molto complessa, perché il diario di Quintino Sella, quello di Mentegazza, della prima commissione d'indagine del 1869, racconta paese per paese una realtà molto articolata, dove quelli che avevano conosciuto le miniere, dove c'erano le miniere, le donne andavano anche nelle miniere, che prendevano coscienza di classe dello sfruttamento, era un po' diversa dalle altre. Quindi direi che questa cosa di Bacchisio, questo esperimento che ha fatto Bacchisio, in realtà
e dà la stura a noi, è un incipit e ci stimola a finalmente analizzare le cose e attivare ricerche serie, non luoghi comuni. Mi sto spiegando, c'è proprio una dimensione in cui in fondo, come sta succedendo per il mondo antico, un esempio l'abbiamo visto ieri con Fulvia, lo schiavo per l'appunto, ma di colpo stanno accadendo, bastava un'analisi chimico-fisica per dire che i vasi trovati a Cipro erano nuragici, venivano dalla Sardegna e sono stati prodotti praticamente a Orroli, che è una cosa che non ti viene manco per la testa, da Orroli a Cipro, ragazzi, ce ne vuole, no? Quindi significa che l'inizio di una ricerca seria sta ribaltando alcuni aspetti. E Marilisa Piga ha avuto un'idea geniale in cui uno stigma terribile o negativo è stato capovolto e diventata una delle più innovative ricerche che in questo momento siano state condotte in Italia e direi in Europa. Marilisa. Per ora sì. Allora, grazie. Adesso, geniale, insomma, con calma, mi imbarazza questo. Io, per esempio, rispetto al libro vorrei fermarmi al titolo, non mi avventuro oltre. Per cui dico femmina né fata né strega, ma lunadica sì. Cioè, con la capacità di scegliere, per esempio, di non avere figli, con tutto lo stigma che Maria Antonietta ha appena nominato e che esiste ancora e che quindi stigma che, per esempio, rispetto alla parità di genere è totalmente impari, nel senso che le donne senza figli sono sono mal giudicate, per farla breve. Gli uomini senza figli sono dei gran furbacchioni, per dirla così brevemente. E quindi esiste anche questo. Voglio dire ancora, prima di vedere qualche immagine, qualcosa sul titolo di questo docufilm, fra l'altro firmato da Nicoletta Nesler e da me. Lunadiga è una parola della lingua sarda che in genere viene usata per le pecore che nel gregge non si adeguano, cioè non figliano, per esempio. Poi sono le prime a finire in pentola, naturalmente, però intanto decidono, tra virgolette, di non figliare. Quelle sono state, intanto la parola è una parola bellissima, musicale, che sia della lingua sarda è qualificante, almeno secondo Nicoletta e me, e questo significa, noi l'abbiamo usata per dare un nome senza negazioni, che in italiano esistono, non madre e senza figli, per darlo a queste donne che noi, Nicoletta ed io, rappresentiamo in quanto anche noi lunadigas. Dovremmo far partire, grazie. Sarà meglio fare una domanda diretta o proporre il tema? Forse le domande potrebbero sembrare indiscrete per un argomento così intimo.
Sappiamo per esperienza che viene spontaneo mettersi sulla difensiva. Quindi come lo proponiamo? Alla fine l'argomento è quello. Le donne che scelgono di non avere figli. Per definire una donna che fa questa scelta, ma quante parole servono? Almeno 5. Una parola sola non c'è. E noi, per porre rimedio, abbiamo individuato Lunadigas. Oggi essere una donna senza figli, oggi, ieri ancora di più, ma mentre non dovrebbe forse essere un tema, lo è perché di fatto ti senti una freak. Ti devi ridefinire in qualche maniera. È difficile che le vie ufficiali ti chiedano queste cose e diano spazio a un argomento così, con questa libertà. È più facile che sia inserito in un discorso che va tutto a favore della maternità, e poi c'è quella che non ha avuto figli che viene invitata nella tal trasmissione a dire come mai non ha avuto, e diventa subito una specie di coleottero che tutti guardano così, che infilzano e mettono in, perché poi è così. A parte, mi ha fatto piacere perché io sono sempre un po' quella che viene interpellata per dare un'opinione sulle vacanze o sui saldi, cioè essendo un'attrice comunque brillante mi devo occupare di cazzate sempre, necessariamente. Invece ho detto cercano me per questa cosa, meno male. Io non ho propriamente motivazioni per non avere figli, non ne ho avuti, non è mai stato assillato, se non da dopo sposata, quando tutto il parentato ha cominciato a guardarmi la pancia. Novità, novità. Io ho cominciato da allora a dire ma questo si aspettano da me? Io ho già fatto per esempio la resistenza, poi ho fatto il concorso, l'ho vinto, ho già dato alcune prove di me stessa, perché pensano soltanto che debba dare questa prova? E ho cominciato a rifletterci e devo dire che considero questo, non la maternità, ma questo assillo della maternità e dover dichiarare io ho deciso di non, come una sovrastruttura culturale molto punitiva. Né io né Aldo abbiamo mai avuto desiderio, né vocazione di fare genitori. Forse siamo rimasti bambini noi, e la mamma anche lei non è che avesse grande attrazione per i bambini. Cioè ci sono delle donne appena vedono un bambino piccino subito, un bellino, ecco la mamma mia no. Voleva bene a me, molto bene a me, però non era portata da grandi entusiasmi verso bambini in generale. Abbiamo fatto benissimo a rispolverare queste bambole di carta. Proprio una cosa da femmine, no? Sì. Nessun maschio saprà mai capire che cosa stiamo facendo. Nessuno. Eccole, queste sono le nostre copie. Eleganti, magre, sofisticate, ineffabili. Carta, colla e cartoncino. Da parte dei miei genitori non si profilava un futuro di moglie, di madre. Semplicemente mi dicevano, se non sei brava a scuola, cioè se prendi un 5, perché l'immagine era questa, vai o a fare la sarta o a zappare. Io temevo più fare la sarta che zappare. Ma insomma, entrambe le cose mi hanno costituito uno spauracchio di fondo. Ma mai, ecco, non c'è mai stata l'idea. Non ho mai sentito nel loro sguardo, nel loro affetto e soprattutto nel loro impegno, no? Nei loro sacrifici per farmi studiare, non c'era la prospettiva del destino femminile. Se devo dire una di quelle frasi
che restano scritte, no, nel cuore, nella mente, a caratteri di fuoco. Di mio padre, al primo innamoramento, mio padre mi ha detto o si studia o si fa l'amore, no? Io ho detto studio, naturalmente, studio. Io per esempio non le escludevo i figli, però avevo preso accordi con mia sorella, li avrebbe allevati lei. Lei mi diceva, ma non fare che poi me li togli, perché lei invece era nata mamma. Ma io ho sempre saputo che li avrei dovuti tenere a una certa distanza. Le donne senza figli sono sempre in vacanza. Si preoccupano solo di gatti e di cani. Sono lunatica perché ho sempre fatto e continuo a fare come mi pare. Le donne senza figli hanno tempo soltanto per loro stesse. Piuttosto che essere madri, preferiscono ristrutturare casa. Figli? Tutta la vita miei. Non ce la posso fare. Tanti luoghi comuni sulle donne senza figli. In italiano non esiste un'unica parola che descriva questa scelta. In italiano no, ma nella lingua sarda c'è, e lunadigas. In Alto Adige, nelle valli ladine, si dice dalla luna. È vero che si usa per le pecore. Che importa? Noi abbiamo voluto adottare lunadigas per noi stesse. Perché vorremmo che le donne senza figli avessero un loro nome. Avere un nome significa esistere. Essere quello che sono, cercare qual è la mia dimensione, qual è la mia essenza, quello che mi rende felice, quello che mi rende vitale. E le sto trovando tutte queste cose pur non avendo fatto un bambino. Quindi se ci sono persone che parlano dei loro figli, non mi viene da parlare del cane, no, e non mi sento neanche in imbarazzo. Tanto io non sono sposata, non ho mai fatto figli, non sono mai rimasta incinta, però poi ho risolto in qualche modo questo, perché i bambini mi piacevano tanto, adottando dei figli. Ho sempre guardato, specialmente nel momento del femminismo, alle donne senza figli, cercandogli dei difetti. E volevo cercare dei difetti, perché io mi consideravo una donna con figli. E gli cercavo i difetti e mi sembrava sempre che appunto o erano pazze dei nipoti, o ci avevano cani e gatti tutti, o viaggiavano all'infinito in India e facevano tutte queste cose dei guru, poi si innamoravano dello psicanalista. Poi del guru e tornavano questi vestitoni. Poi alla fine non mi piacevano queste donne senza figli. Per fortuna ora in questo cerchio ho sentito che sono diverse. Mio fratello ha la sindrome di Down, una persona Down, per cui sono stata in casa con lui fino a 29 anni quando sono andata via. Ho trascorso con lui per 17 anni. Mia madre non c'è più e adesso me ne occupo io. Francamente ho avuto qualche volta, mi è venuto anche in mente, insomma, ma magari potrei avere un figlio, ma non ce l'ho fatta perché pensavo di aver già fatto il mio percorso, diciamo, non me la sono sentita. Con mio fratello c'è un attaccamento proprio... Voi siete cresciuti insieme proprio? Siamo proprio cresciuti insieme, perché poi lui ha iniziato a camminare all'età di 7 anni, dunque all'inizio eravamo come gemelli, sempre insieme, sempre... Sono sempre con lui praticamente, ancora sono a casa. E... Ma tu hai anche altri fratelli? Altri due fratelli. E siete tu comunque, dicevi che nessuno si è sposato? No, siamo tutti in casa. Non soltanto siamo lunatigas senza figli, ma siamo anche sibling, cioè abbiamo tutte un fratello o una sorella con disabilità. L'idea era chiedersi se quanto ha pesato questa disabilità nella non produzione di un figlio. Nel mio caso sicuramente ha pesato. C'era anche un'ombra genetica, diciamo, mio fratello era malato di distrofia muscolare, quindi c'era comunque il timore di trovarmi anche con un altro, un figlio malato a mia volta che avrebbe reso molto complicato tutto quanto, questo sicuramente per me ha pesato, però ci sono anche altri fattori che penso che siano sempre veri per tutti. Io avevo un anno e mezzo quando è nata mia sorella Pao. L'atmosfera di casa è cambiata istantaneamente, in peggio naturalmente, questo me lo ricordo bene. Però io non ho mai avuto, come i fratelli maggiori, qualche gelosia nei suoi confronti, anzi, ho sempre
pensato di doverla proteggere. E, per esempio, una delle rare, se non l'unica volta che mi sono azzuffata da bambina è stata perché c'era una ragazzina che la prendeva in giro. E io adesso ho un ricordo confuso, però l'ho proprio aggredita e insomma lei è rimasta con una mia ciocca di capelli. Le ho prese. Ha vinto lei? Sì. Questo pezzo che noi abbiamo visto fa parte, come adesso ci spiega Marilisa Piega, di un lavoro che è iniziato con qualche intervista, è diventato, che cosa Marilisa, un archivio? Sì, già questo che è un docufilm del 2016 ha continuato a girare, ha girato anche per moltissimi festival internazionali. E già lì, ogni volta che era possibile accompagnare il film, il docufilm, soprattutto Nicoletta è andata e ha raccolto altre testimonianze in quei paesi dove, cioè extra italiani. Quindi, oltre a questo, ci sono ancora, forse migliaia è un po' troppo, però ci avviciniamo, una grandissima quantità di testimonianze internazionali che man mano, cominciando da quelle italiane, stiamo pubblicando nel sito lunadigas.com attraverso una sezione che si chiama Archivio Vivo. Qui noi abbiamo usato evidentemente dei pochi minuti, un minuto e mezzo al massimo, però le persone hanno parlato molto a lungo, hanno parlato da 30 minuti a due ore e mezzo, quindi ci pareva pazzesco non usare l'intero materiale che la generosità di queste persone ci aveva offerto. Per cui dentro l'archivio vivo ci sono le testimonianze integrali, quelle che sono state catalogate fra l'altro in modo professionale, sono anche tradotte in inglese e trascritte sia in italiano che in inglese. E adesso per concludere abbiamo in mente un nuovo progetto che si chiama Annotu e sono raccolte di testimonianze in lingua sarda. Annotu è archivio. Questa è la significa a me questo progetto, tra l'altro ci ha ispirato molto avendo alle spalle anche la Sardegna Digital Library, anche per fare la Digital Library dell'insularità, cioè archivi vivi sostanzialmente mentre accade una cosa. E questa è la dimostrazione che non ci sono luoghi determinati, ci sono luoghi dove delle intelligenze collettive di colpo prendono spunto da quello che in una società tradizionale era uno stigma, ed era uno stigma pesante, perché lunatica significa anche che erano le stravaganti, quelli un po' borderline, quelli un po' i tipiche, ognuno ha una zia lunatica a casa propria, c'è sempre una zia Nannedda o zia Cicitta lunatica. Poi tra l'altro qui noi siamo tre configli e tre lunatica, quindi c'era pari e patta, non è vero che fosse neanche questa grande minoranza, e comunque nelle nostre famiglie una ci doveva essere, che doveva sostanzialmente provvedere, no? In generale a volte era la più grande, eccetera. Quindi è interessante non soltanto i contenuti che Lunadiga sta producendo, ma anche il percorso che voi avete fatto partendo esattamente da un dato molto tradizionale, molto minoritario, per arrivare a un archivio europeo. Quindi è incredibilmente prezioso tutto questo. Allora, Maria Giovanna Piano è filosofa, è sempre così presente nella discussione in questi decenni sul femminile, e ha fatto una postfazione di questo libro. La caratteristica di Maria Giovanna è quella che problematizza costantemente
Quindi non è uno sguardo mai superficiale, sempre così, è uno sguardo interrogante che poi interpella chiunque. E anche in questo caso, rispetto anche alla potenza anche seduttiva della scrittura di Bacchisio Bandino, che facciamo finta che non sia qui presente, che sia distante, qui parliamo come... E, insomma, è stata anche molto coraggiosa nella interloquire, appuntare, annotare, rilanciare e quant'altro. A lei. Grazie Maria Antonietta, anche per i titoli e per le onorificenze che mi attribuisci puntualmente ogni volta. Dunque, il testo di Bacchisio che mi ha molto intrigato perché... per il modo in cui combina testo e sottotesto. Direi che ha un sottotesto che forse è più provocatorio del testo, nel senso che viene proprio, come dire, è un sottotesto che viene da lontano, che a volte entra in competizione con lo stesso testo in alcuni passaggi. Non parla del Neolitico, parla del, anche se poi figura il pozzo sacro, le simbologie femminili che rimandano, però diciamo parla della Sardegna agropastorale che si è avuta fino alla, insomma, all'irrompere della modernizzazione degli anni 60, che poi hanno spazzato via tutto creando i presupposti di una condizione di omologazione sul piano nazionale che ha portato tutta una serie di aspetti positivi, ma poi insomma, come dire, ha lasciato perdere, ha archiviato con troppa facilità, forse con troppa superficialità, anche i pregi delle singole realtà. Vabbè, di questo già Pasolini aveva detto la sua, no? Quando parlava di che cosa ha fatto la modernizzazione nelle culture locali. Bandino segue proprio la parabola che porta il mondo agropastorale verso la modernità e cosa avviene in questo passaggio. Ed è un punto cruciale il passaggio, perché nel passaggio noi capiamo esattamente cosa si è perduto. Si sono perduti alcuni pilastri. Un pilastro positivo, si è perduto un pilastro positivo, che era l'autoregolazione della violenza maschile nella società agropastorale. Il patriarcato non è uguale dappertutto. Non dobbiamo concepirlo come un monolite così... che compare sempre allo stesso modo. Ci sono forme e organizzazioni patriarcali che hanno dovuto fare i conti con una certa realtà femminile, no? E non è un caso che ci siano peculiarità nel patriarcato sardo che noi non troviamo affatto, neanche nella vicina Sicilia, per dire, o in altre realtà diciamo simili, tra virgolette, o comunque che potrebbero essere in qualche modo comparate. Il pilastri a cui fa riferimento, i pilastri della società tradizionale a cui fa riferimento Bacchisio sono appunto nella considerazione che non c'è società senza questi due pilastri. Uno è la violenza femminile, la violenza maschile non regolata e quindi libera, no? Allo stato brado, e l'altro è appunto l'esigenza del controllo, da una parte l'esigenza del controllo della violenza femminile, dall'altro l'esigenza del controllo della sessualità femminile. La modernità se li è portati via tutti e due, perché è vero che rimangono molte cose, però è vero che c'è stata un'emancipazione sessuale, anzi c'è stata un'emancipazione sessuale generale degli uomini e delle donne, che ha creato anche un'illusione maschile che ci potesse essere un accesso molto facile e che fosse molto facilitato l'accesso al corpo femminile. E quindi uno è questo pilastro, l'altro è proprio dall'emancipazione sessuale dei sessi si è prodotta poi quella riflessione e quella separazione tra i sessi piuttosto forte che ha portato a una emancipazione sessuale femminile con grande riflessione di dove portava questa emancipazione sessuale femminile. Questa è stata la parabola.
È molto interessante il primo nodo, adesso mi fermo un attimo sul primo nodo della questione, cioè sul fatto, sulla violenza non regolata, perché qui c'è uno dei passaggi che ci dà conto di una serie di problemi che troviamo nel femminicidio. A questo proposito io propongo di ribaltare proprio metodologicamente, e lo propongo proprio come proposta politica, di ribaltare proprio da un punto di vista metodologico il modo di procedere nell'analizzare le questioni. Cioè non leggiamo la realtà femminile con gli occhi del femminicidio, facciamo il contrario, leggiamo il femminicidio con gli occhi della cultura femminile, di quella marea, di quel patrimonio immenso culturale che si è prodotto in tanti anni, dal primo femminismo all'ultima ondata di femminismo. Noi abbiamo un patrimonio culturale immenso, no? Che appunto rispetto al quale sono rimaste indietro molte frange dello stesso femminismo, ma anche diciamo soprattutto dell'emancipazionismo più che del femminismo, ma sono rimaste indietro, è rimasta indietro poi anche la cultura maschile, che ha ritenuto di non doversi interessare, che non ha mai incrociato seriamente questo patrimonio, e quindi è rimasta indietro quanto all'elaborazione culturale su queste cose. Ora, se noi ovviamente ci fermiamo alla discriminazione, che ovviamente è un problema sociale, e alla subalternità femminile che ancora resiste in sacche consistenti, non possiamo dire che sia debellato, come non è debellato il patriarcato, ma si è convertito semplicemente in fratriarcato, il potere dei mariti, no? Dei figli del patriarca. Non è più un potere patriarcale in senso proprio, ma questo già da tempo. Possiamo, insomma, riandare un po' anche molto indietro nella storia per capire questo passaggio, no? Capire alle fondazioni almeno del contratto sociale, no? E della fondazione dello Stato moderno. Il problema qual è? Se noi però fissiamo e prendiamo, come dire, utilizziamo la lente del femminicidio, la lente della subalternità femminile, la lente del negativo femminile, noi ci stiamo avvolgendo, e questo è il limite. Quando qualcuna, forse Rita Deodato, ha posto il problema che qualcosa non ha funzionato, questo non funziona, soprattutto se facciamo i conti prima in casa nostra. Non funziona di dover passare attraverso una lente, di dover ridurre la realtà femminile al suo negativo, che esiste, nessuno lo nega ovviamente, non siamo naif al punto da pensare che tutto sia bello, tranquillo e pacifico, ma il problema è che non possiamo, proprio metodologicamente, senza che cali una cataratta culturale immensa sui problemi, che ne impedisce proprio la soluzione. Cioè uno delle questioni importanti che imbriglia i problemi e non ne lascia intravedere via d'uscita, e che riduce le ricorrenze come questa del 25 a ricorrenze con funzione di metabolizzazione del problema più che di soluzione del problema, è chiaro che noi non faremo mai passi avanti, no? Ecco. Siccome esiste una libertà femminile, perché non esisterebbe femminicidio se non ci fosse libertà femminile. Questo dobbiamo, non dobbiamo pensare che non c'è libertà femminile finché c'è il femminicidio, ma esattamente il contrario, c'è il femminicidio perché c'è libertà femminile, la libertà di una donna di andarsene, di disporre della propria sessualità. Se non ci fosse questa messa in atto della libertà femminile, della propria autodeterminazione, non ci sarebbe la reazione estrema che gli uomini hanno quando falliscono tutte le strategie di assoggettamento. Il femminicidio ci dice del fallimento delle strategie di assoggettamento, che esistono ancora peraltro, no? Se pensiamo all'assoggettamento psicologico, pensiamo all'assoggettamento appunto ancora realtà economica, insomma di gabbie economiche, di condizionamenti, senz'altro, però esiste una libertà femminile. La libertà femminile non esiste solo dove cessa ogni forma di subordinazione. La libertà femminile si fa strada in tutte le condizioni, altrimenti dovremmo buttare a mare tutta l'esperienza delle nostre madri, con cui non ci riconosciamo, ovviamente perché grazie a Dio ci hanno indicato, degli esempi lo mostrano, perché poi Rita Deodato parlava di subordinazione, marcava molto la subordinazione, poi fa l'esempio della madre e mostra via di libertà. Cioè la madre ha maturato un senso di consapevolezza da poter indicare alla figlia dove andare, e l'ha fatto avendo i piedi saldamente piantati in un patriarcato, no? Però questo significa che non c'è una compattezza nelle situazioni negative tali che da non poter essere attraversate dalla libertà femminile. Se no dovremmo buttare a mare esperienze storiche delle donne, non potremmo fare nemmeno una storia delle donne se così fosse. Se noi oggi possiamo ricostruire una storia delle donne è proprio perché
perché le donne hanno cercato la loro libertà in qualsiasi modo, in qualsiasi forma e a qualsiasi condizione. Certo, a noi ci piacerebbe che la esercitassero nelle condizioni socialmente più libere e nelle condizioni di libertà assoluta e generalizzata, ma anche quando questo non si dà, le donne si fanno strada, la libertà delle donne si è sempre fatta strada. E questo perché? Perché le donne non sono corpi inerti o menti inerti, sono soggetti, soggetti vivi di grande vitalità che si muovono e che, per quanto ingabbiate, difficilmente come dire, non trovano qualche via di uscita. Per non trovarla devono essere uccise, appunto. E infatti il fallimento delle strategie di assoggettamento, quelle consolidate, anche perché diciamo, c'è anche un quadro giuridico che facilita oggi libertà che un tempo non c'erano, no? Pensiamo anche alle trasformazioni dei codici. Ecco, il pilastro che è caduto, uno dei due pilastri segnati da Bacchisio, è il fatto che, appunto, che è il problema della sregolatezza, della violenza maschile non autoregolata. Questo si è perso e questo va rintracciato. E va rintracciato perché in quella perdita lui quando dice la società maschile, cioè la violenza maschile non regolata, tra parentesi ci rimanda a Pigliano, al codice barbariccino, che se lo leggessimo non come un codice di guerra, ma lo leggessimo come l'istanza, perché poi l'hanno titolato Vendetta Barbaricina, e uno perde tutto il senso di quel codice che era un diritto consuetudinario, ovviamente, che poi è stato rilevato scritto, noi ce l'abbiamo scritto in articoli, ma era consuetudinario. Ecco, se noi perdiamo il senso che c'è stata una comunità agropastorale che ha patito, che si è posta al problema della violenza maschile, e che ha stabilito in quale circostanze quell'offesa è degna di essere punita e quindi vendicata, no? Perché la punizione, l'arma per ripristinare condizioni di giustizia era la vendetta. E noi ci stupiamo, perché poi il luogo comune dice sì, per futili motivi facevano vendette. No, non era per futili motivi. No, poi potevano diventare anche futili motivi, si poteva perdere l'origine, ma non era futili motivi, perché se l'offesa veniva stabilita e codificata perché ti rubano una capra, la capra che era l'unico sostentamento della famiglia, e questa offesa è più grave del furto del gregge intero, significa che non siamo di fronte a una giustizia quantitativa, siamo di fronte a una giustizia qualitativa, che viene da un ethos, dall'ethos di un popolo che decide cos'è un'offesa, no? E che ha capacità di autoregolare, cioè non dà il via libera a ogni torto che uno pensa di aver subito, ma si pone il problema della regolamentazione della violenza. Nell'età moderna questa cosa non c'è più, finisce, no? La violenza, sì, vabbè, storicamente la violenza maschile, perché parliamo di violenza maschile, bisogna dirlo, e non nel senso non si offendano gli uomini, perché che tutti gli uomini siano violenti, per fortuna no. E infatti noi ci appelliamo a quella parte del genere maschile che prende le distanze, no, dalla violenza maschile, perché questo è anche l'altro punto importante. Il problema della violenza maschile, della mancata autoregolazione della violenza, e ne è un esempio il fatto che a volte, anche proprio nel passaggio degli anni 60, dalla modernità, cioè io ricordo da ragazzina un giorno che ho incontrato nel corso un pastore che fermava le donne facendo, ma serio, non era fuori di testa, facendo profferte, perché era convinto che a Cagliari qualsiasi donna passasse per strada potesse essere sessualmente approcciata. Perché questo è l'idea che loro si erano fatti della modernità, che l'accesso al corpo femminile fosse diventato ormai e che quindi ogni cosa potesse essere autorizzata. La questione quindi della libertà che gli uomini poi hanno iniziato a prendersi nei confronti delle donne e hanno continuato a esercitare anche nei confronti poi dei propri simili, ecco, ha creato questa perdita. Perché noi perdiamo? Perché abbiamo perso la capacità di autoregolarci come comunità? Secondo me uno dei motivi è perché noi abbiamo perso l'idea, abbiamo buttato a mare insieme ai miti anche l'idea di un rispetto femminile. Perché non è vero che non ci fosse un rispetto femminile, no? Io non voglio datare, né mi interessa molto fare le prove scientifiche delle cose, noi esercitiamo un pensiero che va oltre i criteri di conoscenza o di scientificità, no? Però c'è stata una situazione in cui il rispetto era dovuto, c'erano delle condizioni
che potevano essere mantenute in questo e quindi che potevano diciamo, rilanciare diciamo, un'autorità femminile che è stata anche presente nella nostra tradizione e che rischia di perdersi. Ora, questa autorità femminile ci è stata restituita dal femminismo, dal grande movimento di pensiero e di pratica che è stato il femminismo. Io direi facciamone tesoro e facciamo tesoro anche di quelle orme, di quelle tracce sbiadite di un'autorità femminile che in Sardegna, a mio avviso, c'è stata, senza scomodare grandi categorie mitiche, c'è stata una pratica. Abbiamo un codice di Eleonora d'Arborea che è stato in vigore fino all'Ottocento, ma di che cosa parliamo? Cioè, voglio dire, avevamo una serie di tagli, ok? Queste cose conserviamole. Allora, credo che il suggerimento che ci viene dato, cioè quello di percorrere anche una strada esemplare, cioè delle azioni positive che il femminile ha compiuto, e tante, cioè una storia delle donne di questi ultimi, anche insomma, degli ultimi 40 anni qui a Cagliari. A dire la verità, uno dei rischi che però a volte si coglie quando si parla dell'esemplarità del femminile, ci sono qui alcune immagini di donne che abbiamo messo, Eleonora d'Arborea, in realtà adesso è uscita una nuova edizione della Carta dei Luoghi che suggerisco di leggere, ritradotta in maniera mirabile e appuntata, dove la Carta dei Luoghi ne viene fuori come un grande codice di un grande personaggio che è Mariano, che è un gigante addirittura e che ha molto a che fare questa Carta dei Luoghi con codici europei e nazionali, non viene da un diritto consuetudinario. È interessante che sia diventata consuetudine anche, questo è interessante, perché nel libro di Bachisio in effetti il trasferimento di modelli a consuetudine, non il contrario, è uno dei temi poco esplorati dall'antropologia che secondo me è utile esplorare insieme a modelli, perché altrimenti si rischia che nei redi diventi un santino, che Grazia Deledda diventi, in alcuni momenti Grazia Deledda è insopportabile nella persecuzione che ha, no, nelle lettere che scrive, le ho lette tutte, quella a tutti i vari critici, no? Sono una povera ragazza sarda che vive nella marginalità di un luogo, crea anche alcuni stereotipi terribili. Esatto, sì, se la rideva, però intanto comunque c'è, sì, esatto, è la retorica dell'accesso a una cosa, però oggi questa retorica dell'accesso noi in qualche modo cerchiamo di rifiutarla, di rifugirne. Oppure, ad esempio, l'immagine stereotipata delle donne sarde in costume che si mettono in una certa postura e quindi tutte le donne sarde sono regine. Quindi dice, vabbè, consiglio di darmi uguale che facciamo prima. No? Io credo che però alcune azioni positive di questa leadership femminile siano in campo. Alcune di noi, molte di noi, la maggior parte che siamo qui, noi abbiamo fatto, perché non penserete davvero che l'insularità in Costituzione l'abbiano fatto a quattro politici a cui dovevi spiegare che Repubblica, Stato, Nazione sono tre concetti giuridicamente differenti. Perdonatemi questa battuta, non ne faccio... Non cioè, quando in alcune situazioni... ci ho impiegato 5 anni a dire, no, perché ho fatto sempre, faccio i fioretti di non commento quando incontro, quindi questa roba che è accaduta è figlia di una leadership femminile diffusa, inclusiva, tutte quante abbiamo aderito subito e tuttora il famoso comitato tecnico scientifico è fatto da decine di donne, abbiamo fatto anche iniziative con solo competenze femminili e la politica è andata dietro. Noi perché stiamo lavorando adesso sulla Digital Army? Per così mettere insieme tutti i documenti che certificano, qui c'è una valorosa archivista che ha aderito subito, che è Marinella Ferraico Corte, è stata una delle prime, la prima conferenza stampa, perché avevamo subito in testa di costruire gli archivi attivi che bisogna documentare attualmente, non è che soltanto bisogna dire, pronunciare parole, adesso documentiamo, non è un caso che il centro di documentazione di Annalisa era l'intendimento quello, documentiamo mentre le cose avvengono, perché avvengono molte cose nel mentre, quindi io comunque sono sempre del parere,
molto convinta, leggendo, l'ho letto almeno 3 volte il libro di Bacchisio, che in fondo sia proprio anche una grande provocazione, cioè stimolare costantemente la risoluzione. In fondo tutte le persone che sono qui e che hanno parlato anche a Patata, c'erano altre sindacaliste, altre magistrate, sociologhe, tutte quante alla fine trovano, e questa è l'idea interessante di una leadership femminile, trovano soluzioni. E credo che nella società tradizionale, che alcuni di noi hanno visto, ma l'hanno vista non da un punto di vista subalterno, tendo sempre a sottolinearlo, quello l'ho fatto a Patata di fronte alle mie compagne delle elementari, no? Alcuni di noi hanno visto questa società tradizionale da un punto di vista, come dire, privilegiato, delle persone che già elementari sapevano che sarebbero andate all'università. Ecco, e perché ci sono state madri, nonne, altre che hanno aperto la strada, hanno indicato la strada. Quindi io credo che questo titolo che noi abbiamo dato come Museo Archeologico di Cagliari a questa iniziativa che seguiremo è proprio perché noi vogliamo esplorare elementi. C'è una grande attenzione in questo momento nel mondo antichistico, cosa che non accadeva prima, ai temi della storia delle donne nell'antichità, non soltanto alla storia iconografica, alla rappresentazione, no, proprio alla presenza. E quindi improvvisamente noi troviamo molti giuriste che si occupano del diritto romano, eccetera, molte persone che si stanno occupando, ad esempio, del tardo antico, del ruolo delle donne nel cristianesimo primitivo e quanto hanno contatto poi nella cultura appunto medievale, che non era così oscurantista come diffusamente è stata rappresentata. Questo è una prospettiva che tutte ci richiama, cioè, voglio dire, io mi rivolgo alle persone che sono qui presenti, se avete proposte da farci in tal senso per questo altro argomento, la possibilità di questo museo autonomo, che ha la possibilità di autodeterminare processi, è una bella intelligenza collettiva, un bel gruppo, e quindi se avete delle cose da proporre, proponetecele, e anche come farle, letteralmente. Questo sì, perché questo è un luogo di tutti, non è che noi temporaneamente siamo qui custodi per quelli che vengono dopo, ma noi dobbiamo seguire questa strada. Ci sono molte competenze in questo momento in campo, che sono in campo a donne. Cioè, ed è obiettivo questo. C'è una discrasia in questa fase storica tra la rappresentanza di cui parla anche Cristina Ornano, che è a volte dequalificata, maschile o femminile che sia, e quello che c'è in giro. Davvero noi potremmo fare tutte queste iniziative che stiamo facendo senza che ci fosse in giro questa qualità? Ma davvero l'insularità senza tutte queste donne che hanno dato un supporto tecnico-giuridico? Tecnico-giuridico, attenzione. E quindi c'è in questo momento una necessità, è vero, di riconoscere questo, forse nella dimensione politica, nella rappresentanza politica, non lo so, io non vedo neanche negativamente, come dire, anzi, io non credo che la Presidente del Consiglio sia la rappresentanza dello sfondamento del tetto di cristallo, perché il tetto di cristallo per me in alcune situazioni che ho vissuto in questi ultimi anni l'abbiamo proprio sfondato, perché erano donne in campo per adiuvando, non è così. C'erano donne infermiere e dottoresse che lavoravano oltre l'orario di servizio e siamo andate nelle case con i militari, cosa improvvisamente sorprendente, a fare delle azioni che erano azioni positive ed erano donne come dire, anche nei paesi, anche le OSO o persone che non avresti mai immaginato che avessero un impegno così forte, che invece hanno dimostrato di avere una leadership e una conoscenza e una capacità del fare importante. Io credo che adesso a Bacchisio Bandino se sti stufato, Arnaldo, e come ti devo narrare in questo conto? E te conto un aro e dopo tutto questo turiboli di vanità? Per proseguire,
questo discorso di Maria Antonietta, l'intendimento di un libro è proprio quello di un'apertura, di un'apertura al dibattito. E sia Patada, sia stasera qui al museo, voi avete ascoltato i possibili contributi, perché un libro per sua natura è in direzione di un restringimento del campo argomentativo, che sembra vasto la questione donna, ma c'è ben altro. Io ho ritagliato un piccolo angolo acuto dell'angolo giro della questione donna, orientandolo verso una direzione della predominanza di un codice sessuale maschile, ma questo, anche solo questo, merita ben altro da ciò che c'è nel libro. Femina est capra, questo è il nostro detto, ed è detto dai maschi con preoccupazione, è un'interrogazione che fanno, ma cosa emina? E scrappa? E attendono la risposta sperando che si dica no, è pecora, perché la pecora segue il gregge si può sempre dirigere, la capra no, la capra ha qualcosa di selvatico che non è addomesticabile. Tra parentesi vi faccio una domanda, è più domestico l'uomo o la donna? Voi pensate che sia, beh, è del tutto ovvio, la donna. Io non credo. È l'uomo per regnare e per il dominio che ha l'obiettivo di creare il domestico, appunto addomesticandolo, e di circoscriverlo, ponendo al centro la donna, in modo che possa crearsi la domesticità di famiglia e comunità. Il rischio è che il discorso non riesca perché Savemina è capra. E la capra ha la zampa maledetta del suo diavolo, ha la zampa maledetta del demonio. Ha come l'impressione dà di uno sguardo obliquo, di tutto ciò che non rientra in una simmetria maschile dell'ordinamento del potere. Quindi viene meno questa istanza di dominanza, e perciò che bisogna assolutamente porre un codice, perché in nome del codice si giustifichi poi tutte le azioni concrete, tutto l'ordinamento immaginario simbolico che dia un'organizzazione specifica al codice. Io volevo però anch'io portare un contributo che non c'è nel libro, perché un capitolo non l'ho messo, due capitoli non li ho inseriti, e uno qualcosa l'ho distribuita qua e là nei diversi capitoli e non l'ho inserito perché non avevo raggiunto una mia qualche anche provvisoria definizione, perlomeno come intendimento descrittivo che portasse ad un'elaborazione e ad una qualche provvisoria conclusione. E ve lo propongo ora in formula di domanda, perché la mia preoccupazione non è di definire qualcosa, procedo per domande nel libro, anche perché io come maschio non posso assolutamente entrare dentro un mondo femminile. Sono due mondi diversi, est un altrum mundo, e quindi non posso entrarvi e pormi nella dimensione del capire, del comprendere, addirittura delle definizioni, ma è un intendimento, è un intendere, è un provare a cogliere qualcosa anche di non ben definito alla luce di esperienze in qualche modo, o di esperienze che mi vengono da tutto un ricchissimo mondo femminile che è appartenuto e appartiene alla mia esperienza di vita. La prima proposta che vi porrei è questa: chi costruisce oggi l'immagine della donna? Provate a rispondere. Cioè l'immagine che abbiamo noi nella cultura globalizzata. Chi è la donna? La figura, il segno. Perché chi è la donna nella specificità corporea singolare è improponibile porlo come linguaggio segno.
Il segno ha la capacità dell'universalità. La specificità del corpo di ogni singola donna non può essere universale, è nel segno di una singolarità inconfondibile. Allora, la cultura oggi dominante come configura la sembianza femminile? E chi la produce? Proviamo a specificarne alcuni aspetti che riguardano tutto ciò che ci appare nel senso pubblicitario, televisivo, merceologico, consumistico e di tipo internet. Che tipo di donna ci viene presentata e soprattutto come viene orientato il nostro sguardo, perché appunto orientandosi cerchi di configurare una tipologia femminile dominante che a noi non appartiene e che però ci forma e ce la fa appartenere. Per esempio, sul vestiario, qual è il burka dell'Occidente? La taglia 42. Sì, si ammettono anche le taglie forti, ma con molte riserve giustificative. Il burka è la taglia 42, cioè conformare un corpo secondo un vestito, vestirlo. Vestire una persona vuol dire darle una configurazione, una seconda pelle che diventa primaria, per poterla irregimentare in qualche modo. Perché ponendosi come modello, non come progetto aperto, ma come modello, la modellistica è sempre nel segno della padronanza. O questo modello 42 dispone subito in una concatenazione quasi logica a tutte altre definizioni. Ponetevi il problema della dieta, dell'alimentazione, della dieta. Quale rapporto c'è tra l'anoressica e tra l'anoressia e la, non mi viene il nome contrario, e la bulimia? Che rapporto c'è tra la donna bulimica e la donna anoressica? È quasi sempre in riferimento al femminile, notate. Difficilmente è posto in relazione al maschile. E qual è la medianità tra l'anoressica e la bulimica? È qui che interviene la dieta. Questa della dieta acquista caratteri salutistici, addirittura si ammanta di connotazioni cliniche e fanno parlare gli uomini appunto come possessori e dominatori del sapere clinico. Ma in realtà la dieta è la taglia 42 nell'alimentazione. E anche questo discorso della prevenzione, che è bellissima, meglio prevenire che non curare, ma è rischioso comunque, perché quel prevenire è una conformazione, è un'informazione e una formazione che pilota una visione dell'immaginario e del simbolico, che si traduce poi nella realtà effettiva dei comportamenti quotidiani. Quindi tutto il discorso anche della cosmesi, problema praticamente femminile, anche se c'è oggi una certa femminilizzazione del maschile su questo versante, ma il problema della cosmesi in che orientamento è della figurazione femminile? La cosmesi quale sembianza femminile ci presenta? La crema. Sì, la grande attrice ha detto: perché volete togliermi le rughe che mi sono costate 40 anni di vita? È una bella frase, però in realtà le rughe diventano drammaticamente dei solchi che bisogna riempire per rendere tutto piano, il liscio, il piano. E la pelle morbida, tattile, tattilmente morbida, è la dimensione figurativa di questo ideale di donna. Chi produce questo? Noi? Voi? Da dove viene questo ordinamento figurativo? Viene da un potere del capitale che è produttore di oggetto e segno,
di merce e messaggio e di tutto ciò che è quella produzione che noi oggi comunque nella quotidianità consumiamo. Cosa c'è di prodotto simbolico nostro su una nostra concezione della donna? Io direi ben poco, a volte neppure un filtro da parte nostra se non c'è un'attenzione. Quindi, ecco, questa è una domanda che vi pongo. Come invece la risposta possibile? Come articolare un discorso linguistico? Intendendo per linguaggio tutti, verbale e non verbale, comportamentale, il linguaggio del corpo, il linguaggio di tutte le nostre dimensioni operative, tutto il linguaggio, nel vestiario, nella cosmesi, nella dieta e l'alimentazione, tutto. Ecco, questo riferimento alla proprietà del nostro corpo. Come porre il nostro corpo in una dimensione di possibile, dico di possibile, organizzazione e configurazione nostra, filtrando, adattando, spostando, in processi di, sia metaforico, di nuove metafore, sia metonimico nel senso di spostamenti, di adiacenze produttive. E ancora, legato direttamente, la questione del desiderio. Che cosa desidera una donna? Certo, che cosa desidera un uomo? Ma non viene posto in questi termini. Se voi notate, c'è un'insistenza su che cosa desidera una donna. E la configurazione della donna è organizzata in funzione dell'appetito maschile. E la donna stessa introieta questa figurazione e si fa bella per il maschio, non per se stessa. Questo lo tocco, il discorso della seduzione femminile. Di una seduzione che inesorabilmente comunque denuncia una sottomissione, perché impedisce di avere l'arma vera della parità nella differenza, come dire, di una forma segreta, quasi ingannevole, seduttiva della donna nei riguardi del maschio. Ma ritorniamo alla questione del desiderio, senza dilungarmi troppo. Che cosa desidera una donna? Questa è l'interrogazione del grande capitale mondiale. Legare il desiderio di una donna a un bisogno e legare il bisogno a un oggetto. Quindi il desiderio invece non è questo, non c'è più desiderio. Una volta che tu leghi il desiderio a un bisogno, il desiderio ha finito la sua funzione creativa, la sua funzione immaginativa, la sua intenzionalità progressiva del desiderio in continuità, perché dice bene Leopardi, l'uomo raggiunto il desiderio non finisce di desiderare. Invece qui finisce di desiderare, perché se io lo leggo a un bisogno, il bisogno lo organizzo io, capitale del globalismo oggi, e il bisogno lo riferisco a un oggetto, che può essere una crema o un profumo, o una camicetta, o un prodotto del market, della cucina. Comunque l'importante è che io, legandolo a un oggetto, nel consumare l'oggetto creo un processo di soddisfazione. Ma un desiderio che raggiunge soddisfazione attraverso l'oggetto è fallito. Non ha prodotto nulla. È stato deviato, pilotato e imprigionato in un market. È il feticismo della merce di Marx e dell'oggetto ossessivo di Freud. Per cui tu, invece di aprire il desiderio in una dimensione di illuminazione e anche di realizzazione provvisoria, che però è il punto di rimando per un altro desiderare, non una chiusura del campo verso l'oggetto presunto salvifico. Ecco, a quel punto, se veramente la donna, le donne, producessero questa iniziazione linguistica, direi, di un desiderio che produce linguaggi,
e quindi si incammina dentro una dimensione operativa del fare. Perché il linguaggio è nella dimensione del fare. Il linguaggio è performativo, non può essere affidato soltanto all'evanescenza di un dire, se non ha un aggancio necessario alla dimensione del fare. Ecco, dentro questa prospettiva linguistica, io credo che si possa avviare questo processo di cui noi abbiamo un estremo bisogno, noi uomini e donne, di un linguaggio femminile nella dimensione politica, nella dimensione produttiva, economica, sociale, comportamentale, di una differenza reale dove tra io e tu c'è una separazione netta. L'io non può immagazzinare il tu, né il tu può pretendere di annullare l'io. L'uomo, il maschio, la femmina, come due realtà differenti. La differenza, che non vuol dire armonizzazione, perché è improponibile, non ci può essere mai. Lacan dice, non c'è rapporto, non è possibile il rapporto sessuale. Rapporto sessuale non vuol dire che non c'è un rapporto genitale, e lo credo. Ma rapporto sessuale vuol dire, secondo Lacan, che il godimento di una donna nell'atto sessuale non può essere inteso profondamente dall'uomo. E il piacere che prova l'uomo nel rapporto sessuale, nel rapporto genitale, non può essere inteso profondamente dalla donna. Ognuno vive individualmente, personalmente, non comunicabile all'altro, la propria dimensione di quel piacere. In questo senso si afferma la differenza radicale del femminile e del maschile, in senso di una complementarietà, ma sempre in una dimensione comunque inesorabilmente conflittuale. Si tratta soltanto questo conflitto di porlo in termini produttivi, di porlo come processo dialettico in prospettiva di un vantaggio comune a tutti. Io potrei chiudere qui, ma vi propongo un'altra interrogazione, ma senza elaborarla. La questione del corpo. A me interessa in una maniera insistente e inquietante, perché oggi il corpo, pare che tutto parli del corpo. Invece, il corpo invece viene sottaciuto, perché vola, si libera e si alimenta l'immagine del corpo. Perché noi viviamo nella società dell'immagine, quindi è l'immagine la vera arma del potere. Come configurare l'immagine? La sembianza, dicevo. In modo che il corpo venga adattato, organizzare, irreggimentare i corpi nell'idealizzazione di un'immagine. Sospettate sempre di questa dimensione ideale. L'ideale è un'arma potente del potere. È il reale, il pragmatico che conta. Non questo ideale, che non si sa bene che cosa sia, che invece è qualcosa di molto più reale del reale, se ben configurato, perché gioca tutto sull'immaginario e sul simbolico. Vi dicevo del corpo della donna. Che rispondete, per esempio, a un processo, un minuto così, della siliconizzazione delle labbra? Avanti. Secondo voi è una dimensione estetica? O è una dimensione erotica? Estetica o erotica? E l'uno e l'altro, certo, ma con quali dosature? E per l'uomo, queste labbra così manifestamente provocatrici, è una dimensione estetica? Beh, io lì posso parlare, come uomo. No, per noi non ha una dimensione estetica. Forse per la donna, per alcune donne, come no, certamente. È una dimensione erotica. E qui apro e chiudo. Perché la crisi oggi, la prevalenza dell'atto B rispetto all'atto A? Perché la prevalenza dell'atto B? Suscumeros. Perché?
No, ma oggi è assolutamente in maniera intensiva, direi. Ma già oggi c'è la mascolinizzazione della donna nel pantalone. Ma dico io, questa dimensione bisogna analizzarla, perché è qui che si presentano le articolazioni degli indirizzi nella formazione dell'immagine corporea, dell'immagine del corpo, che è pilotata appunto dal potere in funzione merceologico. E allora la donna siliconata perché fa mostra di sé? Perché la donna ha diritto di sopperire, di migliorare il proprio volto, il proprio corpo, e come no? E perché no? La dimensione però è di una comunicazione di sé con sé in una prospettiva sua di essere donna, di essere femmina, non di fare la strega né di fare la fata. Allora noi abbiamo, sì, questo processo di autoconsapevolezza dei linguaggi femminili. Grazie. Abbiamo qualche minuto a disposizione, quindi se qualcuno vuole fare qualche brevissimo intervento, perché alle 7:10 più o meno, 7:15 chiudiamo. Vi ricordo due cose, per gli amici del museo e dintorni, il 3 di dicembre si può andare a Barumini, andiamo in Pullman, c'è la possibilità di vedere gratuitamente, oltre che il Pullman, anche la Sunuragi e Casa Zapata, offrono anche la colazione. C'è un seminario dedicato a Liliu, quindi chi volesse può rivolgersi al professor Masala o a me, abbiamo ancora dei posti disponibili. Seconda cosa, giovedì prossimo ricordo a San Saturnino Lucia Siddi, e qui venerdì per pomeriggio di paesaggi un bel esempio di alcune persone che rifletteranno, come Francesco Abate, Alessandro Mongili, Nicola Migheli, Roberto Pianta, aiuto, mi dimentico qualcuno, perdono, ma me lo ricorderò, e insomma ragioneranno sul concetto di rimozione, così come lo agiamo in Sardegna, di mito poietica, come lo agiamo spesso in Sardegna dal punto di vista anche storico, ed è interessante, anche Marco Pignotti, mi stavo dimenticando, cioè c'è una tendenza appunto, spesso questo è una, vede attori maschi, nel praticare un'alterazione nella dimensione storiografica, e questo è altrettanto interessante come tema, no? Quindi abbiamo delle continue ribaltamenti, perdite di strada. Allora, se qualcuno volesse intervenire un minuto e io non è un intervento, è soltanto una domanda. Sì. Avete parlato di violenza, di emancipazione giustamente della donna a questi 70 anni, mi ha meravigliato che non abbiate colto come la contraccezione nella emancipazione della donna abbia avuto un ruolo importante. La Sardegna, l'unica regione del meridione, aveva la più alta percentuale di uso della pillola a livello nazionale, e non è un caso che la natalità in Sardegna sia tra le più basse. Credo che andrebbe approfondito questo aspetto proprio sull'essere donna in Sardegna, visto da questo punto di vista. L'altro, sempre, che non ho notato sia stato approfondito, sulla violenza nei confronti delle donne, mi sembra che si parli un po' troppo di un panorama della donna nell'interno della campagna, della provincia, ma c'è la donna della città, che ha delle caratteristiche anche lei peculiari che andrebbero approfondite. È bellissimo questa vostra ricerca e interviste. Ricordo soltanto che
All'inizio del Novecento, l'onorevole Coporto fu il primo in Italia a presentare una documentazione. Anna, l'abbiamo ricordato qui, e lo ricorderemo anche venerdì prossimo. Proprio perché c'era la violenza tra la famiglia e il terzo scivito, e che la Sardegna ha anche un'alta percentuale di incesto, e andrebbe, io che ho lavorato 40 anni in carcere, purtroppo ho assistito a, diciamo, a questi casi numerosi, e quindi andrebbe vista anche la regolazione della sessualità all'interno della famiglia, incesto padre e figlia e anche tra figli. Sì, Banna, guarda, io ti ringrazio e noi ti ringraziamo di questo tuo intervento, ma come puoi immaginare, la discussione, noi abbiamo fatto già due puntate o tre legate al libro di... Ecco. Esatto, sì, io sono un po' dispiaciuta che non abbia potuto tu partecipare. Sì, lo so. Infatti io ti sono molto riconoscente per questa prospettiva che tu hai sull'incesto. Beh, insomma, è una rimozione storica di cui parleremo venerdì, sai. Nel giudice di Cagliari, che chiama i Vittorini e gli dà tutto quel fracasso di roba, compreso San Saturnino, promette che non accadrà mai più questo. I sardi erano noti per questa ragione. Ora, questa rimozione storica di un tema terribile è il non detto, prima cosa. Quindi noi ritorneremo su questa cosa, ma siccome non potevamo... grazie Vanna, comunque. Grazie mille. Grazie. E c'è qualcun altro? Altrimenti noi chiudiamo, perché abbiamo già detto... Chiamo qui il direttore a darci un saluto, perché si è messo lì per far posto a Marilisa, che appunto... E Vanna, quello che ha fatto Marilisa, che sta facendo sul tema delle lunatiche, è una cosa immane. Quindi secondo me, io credo che bisogna, nella dialettica del riconoscimento di cui parlava Maria Giovanna, essere, come dire, positivi e costruttivi e integrare, dare un contributo su cui potremo tornare. Grazie. Allora, ci vediamo. Grazie davvero per questa vostra partecipazione così numerosa. Ci vediamo giovedì prossimo a San Saturnino alle 17. La lezione sarà tenuta dalla dottoressa Lucia Siddi sui retabli, quindi argomento strettamente legato al nostro museo. E poi venerdì, sempre alle 17, qui però, per un evento su Cocortu. Quindi a presto, buon fine settimana.